Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Ormai è passato qualche mese da quando ho utilizzato l'ultimo HTC Lu Ultra e è stato un dispositivo molto ma molto bello. Ecco, l'azienda ci propone un nuovo device più piccolo, facile da trasportare, ma molto più grande in tutto il resto. Questo è Lu 11. Andiamo a scoprirlo insieme all'interno della mia recensione completa. È innegabile dirlo, questo HTC 11 è davvero molto bello, soprattutto nella back cover. Grazie alla superficie in vetro liquido, con l'aggiunta di alcuni materiali, crea degli effetti davvero bellissimi. Sotto la luce diretta del sole è fantastico e poi nella colorazione nera è davvero molto ma molto elegante. È nero anche il frame, davvero ben costruito, leggermente arrotondato e lo rende praticamente simmetrico su tutti e tre gli assi. Purtroppo non posso dire lo stesso della parte frontale, non che sia brutto, ma diciamo che è un po' anonimo, poco ricercato, soprattutto rispetto ai competitor, ma è davvero molto funzionale, grazie ad alcuni sensori che sono stati aggiunti proprio da HTC per rendere il dispositivo ancora più smart rispetto a tutto quello che abbiamo visto fino ad oggi. Infatti abbiamo la prima volta le Sense Edge. Grazie al software di HTC possiamo strizzare lo smartphone e attivare alcune applicazioni, oppure, sempre grazie a questo, possiamo andare a scattarci un selfie con la fotocamera frontale da 16 megapixel, di buona qualità, anche se mi sarei aspettato un po' di più. I vari tasti sono ben posizionati, abbiamo quello di accensione e spegnimento con una buona lavorazione per riconoscerlo anche al buio, 4 microfoni per la registrazione audio 3D, prima cassa stereo e attacco Type-C per la ricarica rapida. Dimensioni, spessori e peso del device avrebbero sicuramente permesso una batteria più ampia rispetto ai 3000 mAh scelti da HTC. Fortunatamente, grazie a un ottimo processore, il dispositivo permette di arrivare a sera con circa 5 ore di schermo acceso e credetemi che rispetto all'hardware la batteria montata sul device è un ottimo risultato. Considerando che magari con qualche aggiornamento la cosa può migliorare e abbiamo anche la ricarica rapida, diciamo che è promosso. Mi sarei aspettato magari una batteria un po' più ampia che ci avrebbe permesso sicuramente di arrivare a notte con 7 ore di schermo acceso, magari una 3500 mAh ci sarebbe stata, no? Su questo spessore, ma tant'è. La parte frontale è coperta completamente da un vetro 3D, caratterizzato da un buon trattamento anti-impronta, ma con una polarizzazione che con certi occhiali potrebbe creare qualche problemino. Il display invece è una diagonale da 5,5 pollici con risoluzione 2560x1440 con tecnologia Super LCD 5. Sotto la luce diretta del sole non ho avuto nessun problema, è ben tarato, una buona riproduzione di colori e grazie al software possiamo andare a gestire il tutto e attivare anche la modalità protezione occhi. Non mancano tutti i vari sensori di prossimità e luminosità, perfetti e precisi, mentre il tasto per lo sblocco è top. Funziona 10 volte su 10, è velocissimo e pratico. I due tasti purtroppo sono disegnati e non possono essere invertiti. L'unica osservazione che mi viene da fare ad HTC è per quale motivo no, non utilizzare un display più grande o comunque riuscire a creare una scocca più piccola, in quanto no, le cornici sono davvero grandi e il tasto non è stato nemmeno centrato, si trova spostato più verso la parte bassa che al centro, insomma, del dispositivo, che non è proprio bellissimo esteticamente. Dopo un po' non ce ne fa più caso, però inizialmente diciamo che a guardarlo così non è proprio bellissimo da vedere. Se a stupire per metà è il design, la parte fotografica sicuramente vi lascerà a bocca aperta. L'interfaccia fotografica è molto semplice ed intuitiva, permette tantissime opzioni, dalla funzione Pro ad un HDR davvero perfetto, autoritratto e una velocità del fuoco de scatto imbarazzante. Il sensore fotografico è targato Sony e da 12 megapixel con apertura f1.7 che mi ha lasciato davvero a bocca aperta, una qualità fotografica eccezionale ma ancora superiore nei video. Vi lascio qui da qualche parte la scheda per andare a vedere il video registrato da questo device e vi ricordo che per andare a guardare tutte le fotografie scattate da questo dispositivo e anche tutti gli altri troverete qui sotto linkato il mio canale Telegram per andare a dargli un'occhiata, potervele scaricare a PC e così quindi potete andare a cogliere nel dettaglio la qualità fotografica di questo U11, che credo sia uno dei dispositivi o il dispositivo migliore per questo 2017 nel reparto fotografico. Le prestazioni
prestazioni sono al top, ma mi sarei aspettato almeno 6 o addirittura 8 giga di RAM, visto gli ultimi presentati. Con i suoi 4 giga, solo per noi italiani, comunque il dispositivo si è sempre comportato bene, ma per i puristi del multitasking questo potrebbe essere un difetto, quindi vedete voi. Utilizzare browser web con questo HTC è davvero fantastico, le pagine si aprono senza nessun tipo di problema, è davvero morbido e fluido. E lo stesso avviene anche con Rear Racing 3, perfetto, senza nessun tipo di lag, con tutti i dettagli al massimo. Tutte queste prestazioni ovviamente sono dipese dall'ottimo processore montato all'interno del device, l'ultimo Snapdragon 835 con una GPU 540 e i suoi 4 GB di RAM. Il software è basato su Android 7.1.1 con base Sense in stile HTC, molto leggera e sempre velocissima, con alcune caratteristiche che la contraddistinguono rispetto a tutte le altre. Una pagina dove troveremo tutte le nostre notizie a cui siamo più interessati, possibilità di personalizzazione dei temi e alcune gesture che lo rendono davvero al top, come il doppio tocco per riattivare il display e molte altre. La ricezione è davvero al top, nei miei soliti punti di test non ho avuto nessun problema, addirittura riesce a mantenere il segnale un po' di più rispetto agli altri. Ottimo anche riaggancio quando completamente perso, quindi per quanto riguarda proprio la parte telefonica è un top di gamma a tutti gli effetti e si attesta quasi tra i migliori provati fino ad oggi. Abbiamo poi un'ottima qualità in capsula e anche dall'altra parte ci sentono benissimo, mentre quando lo utilizzeremo in viva voce diciamo che dall'altra parte si lamentano un po', dicono di sentirmi lontano, nonostante 4 microfoni per la registrazione dell'audio in 3D. Come avete sentito, la qualità dell'audio è davvero molto valida grazie alla doppia cassa stereo che rende il suono piuttosto stereofonico. Il volume non è altissimo, ma in questi giorni di test, ragazzi, mi ha davvero soddisfatto. Ma mi ha soddisfatto ancora di più l'utilizzo delle cuffiette che abbiamo in dotazione. Purtroppo dovremo utilizzare il suo attacco compreso in confezione, in quanto questo dispositivo, nonostante i vari spessori che comunque permetterebbe un attacco jack 3.5, non l'hanno montato perché probabilmente va di moda, fanno tutti così, e anche HTC ha pensato bene di seguire questa strada, che io sicuramente non condivido. Utilizzando comunque le cuffie in dotazione e grazie al sistema USONIC che andrà un po' a regolare quello che è il nostro ascolto rispetto a quello che sarà il nostro brano, avremo una cancellazione di rumori esterni, ambientali, per poter farci ascoltare la nostra musica davvero con un'ottima qualità. Ho provato sia le cuffie in dotazione che anche delle altre cuffie e devo dirvi che grazie al DAC dedicato la qualità dell'audio mi ha convinto tantissimo, soprattutto in cuffia. La scheda tecnica è davvero completa, con un wifi potentissimo, forse più potente provato fino ad oggi, un GPS perfetto, l'NFC e il DisplayPort, manca purtroppo la radio FM. Ma arrivando alle conclusioni, ragazzi, dobbiamo parlare anche di prezzo. Questo HTC è lanciato a 749€, ovviamente destinato a calare a breve, almeno mi auguro, per la variante da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna. Dovete sapere che in Asia c'è anche la variante da 6 GB e 128 che da noi non arriverà, almeno per ora, chissà perché. A
Al di là di questo, è un dispositivo che mi ha convinto in quasi tutti i punti, ha un bel design, soprattutto nella back cover posteriore. Sicuramente frontalmente è un po' anonimo, avete ragione, ma è davvero facile da utilizzare, molto ma molto pratico. Poi no, questa cosa di strizzare lo schermo la trovo una genialata, in certe occasioni potrebbe davvero diventare utile. Poi ragazzi, ha un ottimo display, una ricezione sopra la media, ma soprattutto un reparto fotografico top, il migliore che ho provato fino ad oggi. Credo sia davvero lo smartphone, il camera phone migliore presentato fino ad oggi, video e foto davvero al top. Quello che non mi ha convinto, forse l'autonomia, si poteva fare un po' di più, lo spessore permetteva tranquillamente, no, una 4000, una 3500 mAh, però vabbè, diciamo che nell'utilizzo medio quasi tutti arriverete a sera, a meno che non siete malati come me, che lo smartphone lo smanettate tutto il giorno. E poi la mancanza di un jack 3.5 per le cuffie, ragazzi, il posto c'era, cioè lo spessore c'è, perché non metterlo ancora non lo so, ok che va di moda e lo fanno tanti altri, ma io credo, no, che si può tranquillamente seguire la modalità tradizionale, l'attacco jack 3.5 lo avrei preferito, insomma, tutto qua. Per tutto il resto ragazzi, spero che questa recensione vi sia piaciuta, a tal proposito come sempre vi chiedo di mettere un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e farlo conoscere a tutti, che chissà mai che poi prima o dopo HTC mi invii un prodotto, in quanto questo me lo sono dovuto comprare di tasca mia. E come sempre qui sotto troverete i vari link dei miei social, del mercatino, per trovare tante buone offerte. E noi ci vediamo come sempre tra qualche giorno per una prossima recensione. Ciao a tutti!